Allora, lei è di Napoli, nel quartiere di Posillipo, quindi sì. Conosce sicuramente Bruscolotti. Ah, Giuseppe Bruscolotti. Ha portato un'autorità a Sassano, un comune della cinta della Campania, in cui il sindaco e tutti i consiglieri hanno devoluto i loro guadagni, i loro emolumenti per il rifacimento di una strada. È la strada giusta che deve seguire la politica? La strada giusta sarebbe il modo migliore di gestire le risorse pubbliche e quindi anche le tasse che i cittadini pagano. È sicuramente una buona azione che lei me lo sta dicendo in questo momento, ma io non conoscevo, quindi mi andrò a informare per bene, però sicuramente sembrerebbe un atto buono nel momento in cui i comuni non hanno soldi nelle casse, però dobbiamo capire il modo giusto e il modello giusto di gestione economica finanziaria dei comuni. Perché in modo tale sembra il teatro dell'assurdo in questo momento, e anche non possono prendere manco gli emolumenti le persone che lavorano politicamente per il bene del paese e dell'Italia. Infatti al massimo questo, poi mi andrò a informare, è un atto di generosità chiaramente, però non è che si può andare avanti così, ma bisogna trovare il modello giusto, come le dicevo, di gestione economica e finanziaria e comprendere come un comune può andare avanti nel modo migliore, abbassando le tasse e avendo i migliori servizi. Senta, 5 Stelle è stato anche un momento di forte protesta. Lei sa che c'è stato il Presidente del Consiglio Matteo Renzi a Treviso che ha avuto delle grosse contestazioni, gli hanno addirittura lanciato le arance, che dovrebbe essere il gruppo dei Forconi. Secondo lei è giusto questo modo di contestare il massimo ordine politico d'Italia? Questo movimento, ritorniamo alla sua prima domanda, nasce come proposta, perché noi abbiamo iniziato portando le proposte ai comuni, ai consigli regionali sulla gestione dell'energia, sull'acqua pubblica, la gestione nuova e innovativa dei rifiuti, quindi questo è un movimento che nasce sulla proposta, e siccome nessuna proposta è stata accettata da questa classe politica abbiamo iniziato a protestare fino a quando abbiamo deciso di amministrare noi cittadini i nostri beni, e adesso siamo arrivati qui in Parlamento e andremo sempre più avanti affinché i cittadini si ricongiungano davvero con le istituzioni. Si può protestare in tutte le forme, basta che siano sempre pacifiche e democratiche. Però io trovo giusto il modo in cui è partito il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, perché è partito dalla scuola, pensando che praticamente l'Italia va rifatta come formazione scolastica e dando un particolare valore praticamente anche agli studenti e alle scuole per avere un paese all'avanguardia, giusto secondo lei? Matteo Renzi, invece, secondo me, di andare in giro per le scuole, può venire nella commissione dove abbiamo presentato tutti i progetti già per le scuole, prenderli, farli approvare dalla sua maggioranza, e avremo fatto un passo avanti invece di fare 500 km verso Treviso. Sì, però è anche vero che hanno abolito la Gelmini, aveva abolito lo studio della geografia e della storia dell'arte che erano stati messi nell'angolo, e ora è stato chiesto al nuovo ministro della pubblica istruzione di ripristinare l'insegnamento della geografia e della storia dell'arte, che comunque sono espressioni all'avanguardia del paese italiano. È un giorno che qui il ministro, quasi sempre il paese dei farò, dei vedrò, dei saremo, di potremo, e quindi non ci fidiamo più di nessuno. Io le dico che i nostri progetti sono nella Commissione Cultura, basta che siano presi, portati in Parlamento e approvati. Anzi, do anche un consiglio non solo a Matteo Renzi ma a tutto il Parlamento di iniziare a calendarizzare subito la nostra proposta di reddito di cittadinanza, che è da lì che si parte per l'aumento della domanda interna e per la ripresa delle piccole e medie imprese. Grazie.